La liberazione dal peccato comincia dal sentirsi peccatori. Dio non ti può guarire se tu non riconosci di essere malato. Prendi la decisione di detestare il peccato e tutto ciò che ti allontana da Dio. La vita è troppo breve e troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene del peccato. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle, di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono. Lasciale andare oggi, non te ne pentirai. Il perdono comincia con una decisione, i sentimenti verranno dopo. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle, di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono. Padre amorevole, voglio perdonare tutti quanti nella mia vita, compreso me stesso, perché tu mi hai perdonato. Ti ringrazio, Signore, per questa grazia. Perdono me stesso per tutti i miei peccati, le mie colpe, le mie debolezze. Mi perdono di non essere perfetto, mi accetto e prendo la decisione di smettere di criticarmi e di essere il mio peggiore nemico. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle, di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono. Perdono mia madre, perdono mio padre, perdono i miei parenti. Perdono i miei amici per ogni sentimento negativo e per ogni mancanza d'amore. Per ogni volta che hanno abusato della nostra amicizia o mi hanno allontanato dalla retta via, io li perdono. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle, di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono. Padre Celeste, ora ti chiedo la grazia di perdonare quella persona che mi ha ferito di più, quella persona che mi è più difficile da perdonare ora. Io scelgo di perdonarla, anche se mi posso sentire ancora arrabbiato e ferito. Ora invoco una benedizione su coloro che mi hanno ferito. Signore, fa qualcosa di speciale per ognuno di loro. Oggi, grazie Signore. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle e di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono. Confessarti al più presto. Decidi azioni concrete per guarire il tuo cuore dall'odio e dal rancore. Implora a Dio a forza di essere coerente con le tue decisioni. Prendi la decisione di riconciliarti con le persone della tua vita, di liberarle, di liberare te stesso. La vita è troppo breve, troppo preziosa per sprecarla rimanendo intrappolati e legati nelle catene della mancanza di perdono.